più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di giorno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sento ad un cino d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sento ad un cino d'amor. Allora, finalmente siamo riusciti ad avere un punto di vista differente, perché abbiamo ascoltato la giuria, abbiamo ascoltato i ragazzi, io non avevo ancora ascoltato il pubblico di qualità. Abbiamo Leone Pompuzzi, professione regista, allora quindi un'idea di questa serata. Che sono tutti ad altissimo livello e sono tutte persone selezionate, è commovente e un pochino disperante che questo entusiasmo venga da fuori. Abbiamo già grandissimi cantanti nostri in gara, ma che il mondo sia attento alla lirica molto più dell'Italia, e la lirica è quasi tutta italiana. Dal suo punto di vista, in serate come queste, e non parlo solo della serata, ma ci riferiamo in particolare diciamo a questa perché siamo qui, qual è l'elemento che dovrebbe emergere per far emergere al meglio i ragazzi? Ma guardi, sono convinto che in serate come questa esca il talento assoluto, c'è la capacità di imporsi sopra l'emozione, sopra la musica, dentro la musica, e sono evidenti occasioni dove i cavalli di razza escono in maniera assoluta, ed è molto importante che l'autorevolezza di questo premio e la bellezza di come le cose sono fatte dà modo a dimostrare una serietà, sentite gli applausi, e la possibilità a questi cavalli di razza di uscire. Stasera ci saranno probabilmente dei cavalli di razza e li sentiremo ed usciranno fuori con la naturalezza dei cavalli di razza. Lei è un regista, chiudiamo raccontando questo teatro, diciamo la prima impressione che ne ha avuta vedendolo, questo piccolo gioiello. È un altro delle miliardi di miracoli che l'Italia ha espresso nel tempo. È un miracolo dietro l'angolo per noi che abitiamo a Roma, e come tutti i miracoli non li riusciamo a vedere. Però in occasioni come queste vengono valorizzati, in questo caso vengono valorizzati dai giovani, e per i giovani chi c'è in sala, che pubblico ha visto? Una tristezza del dirlo, quando ho guardato gli altri partecipanti alla serata, intendo il pubblico, ho pensato all'età media, penso che l'età media siamo sui 48 se ci va bene, ed è abbassata più dal pubblico straniero, evidente supporter dei cantanti. Il problema è culturale, siamo magnifici ma non lo sappiamo. All'estero siamo favolosi e loro lo sanno, è un provincialismo culturale il nostro, che siamo degli dèi, colpa dei governi, colpa della condotta sulla cultura generale, comunque questo seme non sembra spegnersi, anzi sembra essere ascoltatissimo nel mondo.